Radio DGS, l'informazione. Il radiogiornale di DGS News con voi Martino Ciano. La sanità calabrese, Maria Crocco sarà il subcommissario alla sanità calabrese mentre Erminia Pellegrini è stata scelta come reggente dell'ASP di Cosenza. Questo è il risultato della riunione fiume tenutasi ieri a Catanzaro con il commissario ad acta alla sanità Saverio Cotticelli. Presente anche il direttore sanitario dello SPOC Paola Cetraro, Vincenzo Cesario, che ha illustrato al commissario la situazione disastrosa dello SPOC con tutte le sue carenze. Il commissario si determinerà nei prossimi giorni sul da farsi. La politica altotirrenica, Praticocci dica dov'era quando smontavano l'ospedale di Praia a Mare. Il PD di Diamante risponde al primo cittadino della città dell'isola in merito al duro comunicato stampa pubblicato ieri sul profilo Facebook del comune di Praia a Mare, in cui Pratico chiamava alle proprie responsabilità Magorno, i sindaci di Paola e Cetraro per rotte a Ita e il consigliere regionale Carlo Guccione. Nel loro comunicato stampa i componenti del PD di Diamante hanno anche denunciato le interferenze di Praticò nella campagna elettorale pur di non far eleggere Magorno a sindaco. La situazione dell'ASP di Cosenza è divenuta insostenibile e necessita di un intervento risolutivo immediato. Sono sempre più gravi i pericoli cui la salute dei cittadini è esposta per la mancanza di decisioni strategiche che ha causato negli anni gravissime carenze e una forzosa migrazione dei pazienti. In questo vuoto di potere decisionale si assiste all'occupazione di spazi da parte di un certo tipo di politica tesa solo a favorire sterili campanilismi che di certo non salvaguardano il bene comune. È quanto scrivono i componenti di Italia del Meridione in un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore. La politica orso marzo, il circolo PD ha analizzato l'estate 2019 ed è pronta ad avviare un'azione di apertura verso la cittadinanza improntata sulla condivisione. È stata avviata un'analisi dettagliata della stagione estiva che ormai può considerarsi archiviata, almeno per quanto riguarda il massiccio afflusso turistico e gli eventi musicali, culturali e aggregativi, si legge in un comunicato. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della valle del fiume Argentino, ritenuta assolutamente insoddisfacente con scelte considerate piuttosto approssimative che hanno provocato disagi e polemiche scontentando un po' tutti i residenti e visitatori. Organizzata dall'associazione Musica contro le Mafie della rete di Libera, ritorna per il decimo anno consecutivo il concorso nazionale Premio Musica contro le Mafie, che sostiene e valorizza la musica socialmente impegnata. Tema di questa edizione è hashtag Oltre i confini, un invito a stimolare un pensiero preciso verso un mondo senza barriere, senza divisioni di credo e di razza, senza poteri che oscurino cuori e menti, la creatività che stimola il desiderio di cercare l'unione nella diversità e farsi portatrice di un cambiamento profondo guidato dalla musica con gli artisti in prima linea. Dal 2 settembre è possibile iscriversi gratis dal sito www.musicacontrolemafie.it, decima edizione. Sempre da Diamante inizierà il 5 settembre l'edizione 2019 del Festival Mediterraneo Corto. La conferenza stampa di apertura si terrà alle ore 21 presso il DAC e la festa continuerà fino all'8 di settembre con tanti ospiti. In Basilicata, a Trecchina, perché è stato sbarrato l'ingresso per raggiungere il santuario della Madonna del Soccorso? Riceviamo la denuncia di un cittadino che ieri, nel tentativo di recarsi nel luogo sacro per pregare, si è trovato l'accesso sbarrato. L'area è poco più sotto del parco giochi, che tanto sta facendo discutere. L'intervista è riascoltabile su www.radiodgs.net. È tutto, grazie per averci seguito.